TFF off consiste in un approfondimento relativo al festival che si svolge contemporaneamente al festival. È nato nel 2011 all'interno del collettivo di Altera e dell'ambiente universitario ed è nato con l'intento di creare uno spazio nel quale si potesse discutere e approfondire i film in maniera democratica e approfondita, cercando di appunto avere degli ospiti, avere un rapporto con gli ospiti che fosse più critico e più organizzato rispetto a quello che viene di solito concesso dal festival, che sono le domande o all'inizio o alla fine del film, molto veloci e poco approfondite. Volevamo toccare in prima persona i film e le persone che ci stavano dietro. Eravamo giovani, eravamo universitari, avevamo tanta voglia di dire un sacco di cose e ce l'abbiamo ancora adesso. Quindi più o meno è nato per questo motivo. Il motivo particolare per cui è nato nel 2011 è che nel 2010 c'è stata l'occupazione di Palazzo Nuovo contro la riforma Gelmini e lì diciamo che vabbè, era il mio primo anno di università e lì ho iniziato a frequentare i collettivi universitari. Durante l'occupazione di Palazzo Nuovo, che cadeva nei giorni del festival, io e altri ragazzi abbiamo avuto dei contatti con il festival e con l'allora direttore che era Gianni Ameglio, che era salito sui tetti di Palazzo Nuovo, in un periodo in cui un po' tutti salivano sui tetti. E, avendo avuto quei contatti, l'anno dopo abbiamo pensato di utilizzarli per creare qualcosa che fosse meno di proteste, meno immediato, ma che fosse più ragionato, che potesse durare più nel tempo. Quello di cui ci occupiamo è approfondire, come dicevamo prima, i film sotto più punti di vista, quindi da quello che è la critica cinematografica a quello che è capire la genesi di un film, e quindi contatti col regista e capire come un'idea è nata dal suo creatore. E quindi in questi anni abbiamo incontrato persone molto buffe, alcune molto interessanti, altre molto meno. E il Torino Film Festival Off è anche evoluto, cioè dall'idea iniziale che era molto più collettiva, era molto più parlata, più diciamo sociale, una prospettiva molto più sociale, è diventato piano piano sempre più professionale come tipo di festival off, però conservando sempre un aspetto secondo noi molto importante, che è l'aspetto della democraticità nella discussione, nel rapporto a tu per tu con i registi e con i film. E soprattutto ci ha dato in questi anni la possibilità di vedere un sacco di film. Forse l'incontro più bello che ricordo con più piacere è stato l'incontro con i due registi del Castello, che sembra fosse la prima o la seconda edizione, che è stato un incontro che appunto, come diceva Luca, è il più rappresentativo, diciamo, della prima fase del TFF Off, quindi quella in cui c'è stato uno scambio anche abbastanza profondo e infervorato tra il pubblico e i registi e secondo me quello è stato un bel momento al TFF Off. Per me il momento più brutto è quando abbiamo incontrato la scorsa edizione due registi che avevano fatto un film strano, dove c'era una macchia rossa che veniva inseguita da, come si chiamava? Conti dell'orso. I racconti dell'orso. Quindi c'era questo coso che faceva tutto, tutto così tutto il tempo. È solo che va bene, però non c'era poco dietro. Quest'anno c'è stato un bel cambiamento con appunto che secondo me
adesso bisogna ancora vedere perché siamo all'inizio, però secondo me è una cosa positiva appunto il coinvolgimento anche di... andate al liceo, classe... No, comunque che appunto uno avvicinare persone ancora più giovani al Torino Film Festival e riuscire a allargare un po' di più. Questo cambia un po' il festival, il TFF Off, ma è giusto così, che per il futuro sinceramente non lo so, anche perché il TFF Off è sempre stato molto, ci si è sempre adattati diciamo giorno per giorno in base alle occasioni e in base anche a quello che propone il festival. Io ad esempio quest'anno non lo faccio direttamente, però mi piace gravitarci attorno perché è sempre un bel momento dove è sempre interessante, sono sempre interessanti i posti in cui si crea qualcosa e quindi è positivo sempre come elemento. E poi fuori fa freddo,